ragazze, questa è la nail art che vi propongo oggi. Nail art molto d'effetto, molto d'impatto. Mi piace tantissimo, poi mi piace molto il gioco fra bianco, blu e oro. Mi piace tantissimo per questo periodo. E che dire, è una nail art sotto un certo punto di vista semplice da realizzare. D'altra parte ci sono i tempi di asciugatura che non finiscono più, quindi avviso, è lunga per le asciugature, per i tempi di asciugatura, quindi se dovete fare una roba veloce in 5 minuti, questa assolutamente no. In più poi anche andare a posizionare tutte le perline è stata un po' un'impresa. Che dire, ragazze, se la nail art vi piace, vi lascio i prodotti al tutorial. Un bacio grande. Ciao! Allora, io ho già applicato la mia base trasparente su tutte le unghie e due passate dello smalto bianco sempre su tutte le unghie. Dato il procedimento è abbastanza lungo e anche i tempi di asciugatura sono un po' lunghini, ho deciso di farvi vedere il procedimento passo passo solamente su un'unghia. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a prendere due pezzetti di scotch, eccoli qui, e li andiamo ad appiccicare qua. Direttamente sulla pelle per togliere un po' di colla, altrimenti se la colla rimane troppo forte potremmo andare a rovinare tutto lo smalto. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a creare dei piccoli triangoli, prima con una punta dall'altra, poi con una punta dall'altra, su tutte le unghie. Quindi questo. Facciamo bene adesivare lo scotch allo smalto. Aia. Così. Ed ecco fatto il triangolino. Ora prendiamo il nostro smalto blu scuro e ne andiamo ad applicare qui, dove abbiamo lasciato scoperto, in maniera semi abbondante. Ora con lo smalto bianco lasciamo cadere qualche gocciolina con uno stuzzicadente. Adesso andiamo a mescolare. Facciamo attenzione che lo smalto non vada sotto lo scotch. Io spero che sia a fuoco. Ecco fatto, ora andiamo a rimuovere molto delicatamente. Perfetto, ora che lo smalto si è completamente asciugato, prendiamo dello smalto trasparente e ne applichiamo un po' qui, ai lati del nostro triangolino. Applichiamone un po' perché le perline dovranno appiccicarsi bene. Con uno stuzzicadente ora andiamo a incollare le nostre perline. Sarà un lavoro abbastanza lunghino. Quindi ci vediamo fra un po'. Ecco fatto. Ora lasciamo asciugare. Ragazze, questa è la nail art completata. Io ho già applicato il mio top coat su tutte le unghie. Ragazze, spero che la nail art vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande. Ciao!